un ulivo, una targa con una poesia di Gianni Rodari in ricordo dei defunti per il Covid-19. Un'idea nata in commissione e poi è diventata realtà. È un'idea che mi è stata proposta dall'associazione Ora, che ho accolto molto favorevolmente, perché poter dedicare una targa e piantumare un ulivo vuol dire fare memoria di quello che è stato questo anno e mezzo di pandemia, una pandemia che ci auguriamo che possa terminare. L'abbiamo voluta mettere in questa zona centrale di Omegna proprio perché la gente passando possa leggere la targa e magari soffermarsi anche a dire una preghiera per le persone che sono morte. Ricordo che a Omegna attualmente i morti per Covid sono 69, direi un numero abbastanza considerevole per la nostra cittadina, per cui una preghiera in questi casi direi che è meglio. Tra l'altro una delle prime iniziative di questo tipo a livello italiano. Sì, esatto, per cui siamo anche ben contenti di averla appoggiata e di averla ricevuta, e quindi il nostro grazie va a chi l'ha proposta. Una poesia di Gianni Rodari, Speranza, perché avete scelto proprio questa poesia? Va bene, innanzitutto perché Gianni Rodari è un nostro concittadino e poi perché nel marzo del 2020 la Commissione europea a Bruxelles ha dedicato proprio all'Italia questa poesia in memoria dei morti Covid per darci sostegno e quindi abbiamo scelto lei. Ed è giusto che questa poesia torni dove Gianni Rodari. Sì, soprattutto in un anno importante dove verrà celebrato il centenario, che in realtà sarebbe bicentenario, sì, e quindi sì, abbiamo scelto lei perché ci sembrava la più adatta.